passato l'ultimo esame della mia facoltà, del mio corso di laurea. Come sono felice, guarda come rega! Buongiorno amici, bentornati sul mio canale. Non dicevo questa frase da mesi, l'ultimo video è stato registrato senza un criterio, totalmente a caso, e sprizzava infelicità da tutti i pori. Nell'ultimo video vi ho parlato del mio più grande fallimento degli ultimi tempi, cioè la mia bocciatura, la mia prima bocciatura nella mia vita, fra l'altro, di un esame orale, all'ultimo esame prima della mia laurea. Avevo solo un'altra opportunità dopo quell'appello ed ero convinta che in un mese non sarei mai riuscita a farcela, perché se ero stata bocciata un mese prima, sarei stata bocciata anche il mese dopo. Questo perché era ed è stato un periodo molto difficile per me. Quindi sì, vi avevo lasciato con me, che ero in queste condizioni, che piangevo, ero disperata, perché pensavo che non avrei avuto l'opportunità di potermi laureare ad aprile e che in un mese non ce l'avrei mai fatta a studiare in tempo e bene per dare questo esame. Questo filmato era del 11 febbraio 2021, quando appunto ho dato l'esame e sono stata bocciata. Ebbene, il 18 marzo 2021, circa un mese dopo, ho ridato l'esame e questo è quello che è successo. Non posso farvi vedere la mia situazione perché sono veramente un cofano arrugginito di una macchina d'epoca, probabilmente. Faccio veramente pietà. L'esame fra 10, no, 10 minuti no, 50 minuti circa. Ora mi preparo e vado sotto e aspetto che arrivi Romolo. Le cose le so, però ho paura di andare in panico. Ho studiato veramente tanto, ho studiato giorno e notte praticamente nell'ultimo mese. Ho passato l'ultimo esame della mia facoltà, del mio corso di laurea. Allora, c'è? Sì, 26. va benissimo, grazie. Buona giornata. D'accordo. Buona Anche giornata. a me è stata una giornata. Mi emoziona solo a pensarci di aver quasi concluso questo percorso incredibile. Alla fine è stato uno degli esami più belli, mi ha appassionato tantissimo in questo mese, ho studiato veramente bene, sono entrata nell'ottica dell'esame che era quello che non avevo fatto per l'appello precedente. Sono stata così fiera di me. Non ho preso nemmeno un voto basso, ho preso 26 e vi dico che questa professoressa, anche alle persone brave, più diligenti, più studiose, metteva un 24, un 25, tiratissimo, quindi prendere 26 con lei è veramente, veramente una enorme soddisfazione. Devo tantissimo a una mia collega Chiara, che l'ho stressata giorno e notte per farmi spiegare le cose che non capivo, ed è stato veramente il mio angelo custode, e ovviamente anche Romolo, perché se non ci fosse stato lui, non so che cosa avrei fatto. Ho ripetuto veramente tantissimo con lui, tanto che aveva imparato più cose di me, quasi quasi. Prendere 26 è stata un'enorme soddisfazione, quindi che dire, vi devo mostrare un po' di felicità in questo video e quindi vi regalo il vlog della meravigliosa giornata felice sulla neve che abbiamo passato. E quindi vi lascio al video. Buongiorno! Allora, Buongiorno a voi. io mi sono già fatto il primo piantino di gioia perché mi sono un sacco emozionata perché siamo sulla neve e io in 23 anni non ho mai visto nevicare perché abitiamo sul mare entrambi, sono con Romolo e con Aterina che vedrà per la prima volta la neve, io sono troppo emozionata e quindi ero emozionata a prescindere per... Che se no mi tolgono il video per copyright. Ero emozionata un sacco perché appunto non ho mai visto la neve, non ho mai visto nevicare. Ogni volta che andavo sulla neve andavo sulle piste tipo sciistiche, ma ecco, si è accorta! Ah, Cosa c'è, te, Aterina? ma cos'è? La neve? Ma Tutto cos'è? bianco, Aterina. Ma te, cos'è? Però appunto sono emozionatissima perché sta anche nevicando, quindi non solo c'è la neve, ma sta anche nevicando. Che bello, non vedo l'ora di arrivare. Aterina, la neve! La neve! Sto cercando di capire perché il mondo è diventato tutto un tratto di un altro colore. Cos'è questa cosa bianca? Oh, la Ah, neve?
Vieni, Ate, vieni, dai! Allora, le piccole zoppette. Forza, Ate, forza! No, ci tieni tu. Aspetta che mi cambia. Amore, dove siamo? No, sta correndo un sacco! Dove siamo, Ate? Mi sono perso il cane. Ma sei un lupettino! Sei un lupettino! Sì, siamo nella Siberia! Non pensavo che sarebbe stata così felice! Bellissimo qua! Possiamo stare qui a prenderci a palle di neve! Ah, no! Forza, sfidami se hai il coraggio! Una pietra. No, come una pietra? Non ci vedo. Sto nevicando. Sta nevicando tantissimo. Vieni, Ate, vieni. Sentilo. Come sono felice, guarda come nevica. Oh mio Dio, guarda te la come si sala! Che cos'è? Che succede? Sì, faccio un giro. Stronzo! Cadi! Vai nella neve! Piccola lupetta delle nevi! Negli occhi! Sta nevicando di brutto! Un lupo, c'è il lupo! Alziamoci che c'è un lupo! E come ci alziamo? Un lupo! Lupo! Atena, aiutaci! Guarda lì come nevica! Amici, mi si è scaricata la macchina fotografica. La scheda SD non mi funziona. È arrivata una bufera di neve e noi stiamo mangiando i riz per terra. Atenina, te li sto mangiando. Quindi io vi saluto, noi ci vediamo. Non si fa. Noi ci godiamo la neve ancora. Grazie per aver visto. E che bello, c'è del sole! Grazie per aver visto questo video. A presto, ciao! Un bacio da Penina.